l'intento della nostra mostra, di questa iniziativa, era quello là di dare la libertà agli artisti e a tutti quelli che avevamo invitati di fare delle opere, dei lavori che potessero rappresentare l'arte contemporanea vista da loro, con le loro mani, con i loro occhi, in questo momento, quei incipit, qui ed ora. Voglia di stupire, stupirci. Perché? È un titolo un po' forte, è vero, voglia di stupirci, ormai qua non ci stupisce più nulla, siamo così bombardati dalle figure, dai mass media, roba del genere. Io avevo chiesto agli artisti di fare delle cose dove potessero provocare, diciamo, il fruitore e chi andava a vedere, chi veniva a vedere la mostra, perché era, gli artisti generalmente stupiscono sempre, ognuno a modo loro, ognuno interpretando come vede l'arte contemporanea in questo momento. Sicuramente l'arte dice ancora tanto, gli artisti sono persone che hanno delle grandi sensibilità, hanno capacità creative, sono, come dire, delle persone che hanno quel pizzico in più estroso di vedere le cose un po' prima anche degli altri molte volte, e quindi naturalmente di manifestarle, vivono emozioni e sentimenti che naturalmente mettono attraverso la tela o costruiscono, diciamo, dei manufatti che ci dicono che l'arte contemporanea sicuramente può essere ancora una provocazione positiva. Naturalmente. L'associazione è Connessioni Culture Contemporanee, è un'associazione nata circa 2 anni fa, già abbiamo fatto molte cose in questa città e non solo nella provincia, abbiamo avuto collaborazioni con l'Orto Botanico, col Primo Monte della Misericordia, anche a Sassevera abbiamo fatto una bellissima mostra circa pochi mesi fa. Abbiamo in programma anche altre mostre, di ritornare al Piemonte della Misericordia con una mostra dedicata a Oreste Pipolo, per esempio. Abbiamo in programma una mostra alla Reggia e altri eventi che noi dovremo fare. Connessioni Culture Contemporanee è un'associazione che si muove liberamente dai vincoli, associa gli artisti, cerca di valorizzare i giovani e naturalmente, non ultima cosa importante che noi vogliamo fare, è che vogliamo adoperarci attraverso l'arte moderna e contemporanea anche come un momento inclusivo. Questa è una città che esprime fortemente l'arte e quindi naturalmente noi pensiamo che l'arte contemporanea ormai faccia parte, diciamo, del patrimonio culturale di questa città. Prossimo appuntamento di Stupirci, siamo a Villa Favorita a Ercolano, stiamo preparando un'altra mostra dove naturalmente è la non forma dal bianco al nero, c'è un'infinità di colori in questo, diciamo, in queste due parole, e quindi naturalmente noi proporremo altri artisti che naturalmente esprimeranno anche loro con le loro capacità la loro arte vista a Villa Favorita dal 5 maggio al 18 maggio. Allora, questa mostra rimane aperta fino al 4 maggio e naturalmente gli orari, diciamo, sono quelli là pubblici, dalle 9.30 alle 10.30, ci sarò io sicuramente o un altro membro della nostra associazione, e naturalmente in un orario continuativo finché naturalmente si chiude in serata, tutti i giorni.